Buongiorno, buongiorno. Oggi è il 1º dicembre e i ragazzi stanno ancora dormendo, tranne Elena che è di là, che si è svegliata. Guardate un po'. Prenderemo il caffè nella tazza natalizia, ma soprattutto vi faccio vedere cosa ho preparato stamattina per i ragazzi. Intanto prendo il caffè. Allora, vi volevo dire che non siamo allestiti ancora per il Natale, abbiamo fatto solo il calendario dell'avvento, quello dei cioccolatini. Oggi e basta, ma piano piano allesteremo insieme tutto quanto. Soprattutto più tardi vi faccio vedere un'esperienza che abbiamo fatto nei giorni passati, ma che niente a che fare con il Natale, ma a che fare con il freddo, il ghiaccio. È un'esperienza bellissima che abbiamo fatto, quindi lo vedrete tra pochissimo. Mi raccomando, alle 8 tutte le sere vedrete un video. Se non lo vedete, non vi spaventate perché non siamo riusciti a farlo, ma cercheremo di essere costanti questa volta. Per il resto stiamo bene tutti, bene Elena, stanno bene i ragazzi e non vediamo l'ora di cominciare a fare i vlog Christmas. Buongiorno, buongiorno, guardate cosa c'è qua. Si apre il calendario, vero? Luca sta ancora dormendo, dai. 1º dicembre, vai. Io intanto prendo ancora un po' di caffè. Usa anche l'altra mano, bravissima. Vediamo cosa c'è. Mamma mia, vai, vai. Uno che ha sentito il rumore di calendario. Buongiorno, 1º dicembre, guarda un po'. Allora, questo è di Dani e scriviamo il nome sopra. Questo che non è stato aperto è tuo, vai. Vediamo un po'. Buongiorno. Ieri me l'ho guardato tutto e sai dov'è l'uno? Ok. Dai che inizia il mese più bello dell'anno. Scrivi il nome? Ah, vuoi fare quello? Ok. Ok, solo dall'1 a 2, eh? Così tutti i giorni facciamo. Ok, tu l'hai già fatto. I panettoncini sono buonissimi. Buongiorno amici, benvenuti a un nuovo video. Siamo a Milano e abbiamo deciso di fare un'altra sorpresa ai ragazzi. Andremo a vedere lo spettacolo di stasera, ma non soltanto, andremo a vedere dietro le quinte con Carolina e ci fa vedere un po' di tutto, ma soprattutto porteranno gioia a Elena e ai ragazzi. Quindi ora vi faccio vedere com'è. Adesso non c'è nessuno perché hanno finito le prove, possiamo riprendere. E stasera ci sarà lo spettacolo. C'è un po' freschetto, ma non tanto. Elena ha conosciuto Carolina. Un po', hai conosciuto Carolina Costner? Gentile. Gentile, vero? Molto, molto dolce. Vi facciamo vedere poi dopo cosa facciamo nel backstage. Sotto c'è la mutanda perché magari quando io mi muovo viene coperto. Invece questo è un noi lo chiamiamo mesh che praticamente da lontano non si vede. E io lo apro. È uno spettacolo. Fatto tutto a mano. Qua è tutto ghiacciato. Me la faccio io, dai, dammi Carolina. Ciao!
L'esperienza a Milano è stata una bellissima esperienza, oltre a aver conosciuto Carolina Costner, che è una bellissima persona dentro e fuori, ma per i ragazzi è stata una nuova esperienza, perché ci siamo avvicinati al mondo del ghiaccio, a un mondo artistico, cioè proprio un mondo bellissimo che emoziona tanto, e noi ci siamo emozionati. E Elena si è avvicinata al ghiaccio, e poi sicuramente in futuro organizzeremo un'altra cosa molto carina. Ovviamente non siamo salite sul ghiaccio. Ora stiamo facendo un'altra esperienza, siamo con il camper, domani vi faremo vedere, perché siamo a... Dove siamo? A Torriglia, alture dentro a Terra di Genova. È un bel paesello. Andiamo molto spesso. Sono i canestrelle di Torriglia. Canestrelle di Torriglia, le pasticcerie Mozzafiato, e poi soprattutto, diciamo, c'è un bel fresco, ma parecchio. Siamo con il nostro mezzo, che sì, un bel parecchio. Tramonto. Facciamo vedere? Dai. Ecco qua, guardate, che bello. Anzi, giriamo la camera, che forse si vede meglio, aspetta. Sì, si vede meglio, molto, molto, molto meglio. C'è parecchio fresco e i cani ci fanno compagnia. I ragazzi sono ovviamente nel camper, al calduccio. E noi ci vediamo domani con un nuovo vlog. Chiudiamo questo primo e continueremo con il nostro... Sono molto arrabbiati. Che sono là. Fanno il loro mestiere. È giusto. Fanno la guerra. A domani, al prossimo vlog. A domani.